Voi non potete immaginare quanto è difficile celebrare l'Eucaristia quando ci sono i più piccoli. Poi noi diciamo, no, ma la messa dei bambini, ma che messa dei bambini? La messa è per noi grandi. Quando ci sono loro che sono all'inizio del loro cammino, diventa difficile anche per Don Mauro. Allora vedo, cari bambini di prima elementare, i cuccioli delle nostre parrocchie che terminano questa sera un po' il loro cammino di catechesi, se riesco a mettervi nel cuore una piccola cosa. Poi magari i bambini che mi ascoltano vanno a casa e dicono, ah sì, mi ricordo che Don Mauro mi ha detto questa cosa qui. E magari altri vanno a casa e dicono, boh, ma questo capita a voi? Ma capita a tutti. È la festa di Pentecoste, provate a ripeterla. Pentecoste. Pentecoste. Guardatemi bene, Per un cristiano sono tre le grandi feste sul quale si regge tutto il nostro cammino. La più importante, la Pasqua. Guardalo qui. La Pasqua non è uno scherzo. La Pasqua non è l'uovo e nemmeno la colomba. La Pasqua è Gesù in croce, morto e risorto. Dalla Pasqua, bambini, scaturisce la seconda grande festa, quella che celebriamo in questa domenica, che si chiama Pentecoste. Perché? Guardate, prima di morire, guardatemi bene, c'è qualcuno di voi che è già bravissimo, prima di morire, Gesù, reclinando il capo, vedete che il capo Gesù l'ha reclinato, spirò, cioè ci donò il suo spirito. Dopo 50 giorni, perché la Pentecoste è una festa della tradizione ebraica, la Chiesa celebra il dono del soffio di Dio nella nostra vita. Io vivo perché ho due polmoni, certo, ma la mia vita di amicizia con Gesù vive perché c'è il soffio di Gesù, che si chiama Spirito Santo. E poi c'è la terza festa. Se Gesù è così importante perché per me, per ciascuno di noi, è morto ed è risorto e ci ha regalato il suo spirito, non possiamo dimenticarci il giorno della sua nascita, il Natale. Cari adulti, le tre grandi feste della vita del cristiano: la Pasqua, la Pentecoste, il Santo Natale. Oggi, Sabrina, celebriamo proprio la festa di Pentecoste. E uno dice, ma Don Mauro, cosa celebriamo? Gloria, celebriamo la presenza di Dio nella nostra vita, una presenza invisibile, ma una presenza attiva, molto attiva. Tanto è vero che voi tra poco, se ascolterete bene gli adulti, quelli che in chiesa pregano, non quelli che tengono la bocca chiusa, perché abbiamo purtroppo anche dei cristiani che celebrano l'Eucaristia con la bocca chiusa. A un certo punto sentirete, credo lo Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Allora, questo Spirito, che è la presenza di Dio, invisibile, Alex, dà la vita. E non è facile, vero? Allora, oggi pomeriggio mi è venuta in mente una storiella che proprio nel cammino di formazione con i vostri genitori io ho raccontato a loro. La comunità di Fino la sa già, ma io questa sera mi permetto di riraccontarvela, perché guardate l'altare, ci sono tanti pacchi regalo. Questo pacco regalo qui vi ha tenuto compagnia per tutto l'anno di catechesi. Sabato con sabato voi l'avete aperto e da questo pacco regalo è venuto fuori sempre qualcosa che era un po' il tema che i catechisti giovanissimi hanno tentato poi di sbriciolarvi nell'incontro di catechesi. Sentite la storiella. Un giorno una bambina voleva fare un bel regalo, bello, per il suo papà. Ma il papà
aveva tante cose da fare. Era sempre impegnato per il lavoro, poi quando arrivava a casa la sera era stanco e poi c'erano alcune cose anche in casa da sistemare. Ma questa bambina voleva così bene a suo papà che voleva fargli un regalo. E allora incomincia, tanti giorni prima, prende una scatola, la guarda bene, la sceglie, poi bisogna prendere una bellissima carta, perché il regalo deve essere splendido, e poi il fiocco. E il papà vedeva che questa bambina tutte le sere era lì con le forbici, la carta, il fiocco. Cosa stai facendo? Non sprecare tempo e non sprecare i soldi nella carta e nel fiocco. Fai qualcos'altro di utile nella tua vita. Ma questa bambina, siccome voleva tanto bene a suo papà, tutte le sere, carta, il fiocco, e taglia, rimetti, finché una sera il papà arriva a casa e gli presenta il pacco regalo. La bambina tutta contenta, contentissima. Il papà si è lasciato un attimino commuovere e dice: ma pensa, l'ho sgridata così tanto, eppure il regalo me l'ha fatto. Prende il regalo, toglie il fiocco, toglie la carta da pacco, apre il regalo e dentro non c'era niente. Il papà: vedi, quante volte te l'ho detto di non sprecare tempo, soldi e il tuo regalo, e il tuo regalo, nel tuo regalo non c'è dentro niente. Quella bambina si è messa a piangere. Ha guardato negli occhi il suo papà e gli ha detto: ma papà, certo che nel regalo c'è qualcosa. Io l'ho riempito di tanti baci per te. La storiella finisce così. Da quel giorno, quel papà, sulla scrivania del lavoro, tiene sempre una scatola, un regalo, aperta, dove apparentemente dentro non c'è niente. Ma lui sa che quella scatola è piena di baci della sua bambina. Ecco lo Spirito Santo, invisibile. Ma come, Signore? Ci fai un regalo vuoto? Ci hai detto: vi regalo il Paraclito. Vi ricordate 15 giorni fa? Vi regalo lo Spirito che vi farà ricordare ogni cosa, vi porterà la verità tutta intera. Ma dov'è? Dov'è che non lo vedo? Questa sera mi sembra di sentire il Signore che dice: ma Don Mauro, certo che c'è il regalo, lo Spirito Santo è il bacio di Dio per te. Ma che bello, non si vede, ma lo Spirito Santo è il bacio di Dio per ciascuno di noi. Portiamo a casa questo. Poi noi grandi, se vorremo, sul fogliettino della settimana vi ho scritto i 7 doni dello Spirito, che sono infiniti. La tradizione della Chiesa ne ha raccolti 7. Ci sono i simboli dello Spirito, ma fermiamoci qui per rispetto anche alla presenza di questi piccoli. Bambini, guardatemi, celebriamo la festa di Bravissimi. Nel giorno di Pentecoste ricordiamo che Gesù ci ha regalato lo Spirito Santo. Cos'è lo Spirito Santo? È il soffio, ma che bravi, è il soffio di Gesù per noi ed è il bacio di Dio per te. Ok? Per noi grandi impariamo a invocarlo un po' di più, lo Spirito Santo, che scuote come il vento, che riscalda come il fuoco, che purifica come l'acqua, che è delicato, rispettoso come una colomba. Impariamo a invocarlo di più, perché questa sera non è Don Mauro che consacra il pane e il vino nella presenza di Gesù, è proprio lo Spirito Santo. Non è Don Mauro, quando Alice viene a chiedere il sacramento della riconciliazione, a perdonarlo, è lo Spirito Santo. Non è Don Mauro che unisce l'amore di una ragazza e di un ragazzo ai piedi della... è lo Spirito, fa lui. Noi dobbiamo solo ascoltarlo, invocarlo, fidarci. Siete stati bravi. Adesso vi chiedo di abbassare un attimino gli occhi. Fatelo questo esercizio. Imparate fin da piccoli a farlo. Si chiama preghiera personale. Chiudiamo gli occhi.
regalaci il tuo bacio, Gesù, regalaci il tuo spirito, questo grande regalo che ci permette di crescere con gli occhi, con le mani e con il cuore di Dio.